Ah, mi attacca? E mo sono morto. Ah, ok. No, sono troppo! Due volte mi ha preso, ma ti sembra? Non male che ho due coltelli. Ho due coltelli, ok, ci sono. Ehi, hey, gente, questo è Vio. Ben ritrovati su un nuovo episodio di Resident Evil 2. Il gioco survival horror del canale in questo momento. Allora, da quel che ricordo, l'ultimo episodio non l'abbiamo fatto fuori noi. Avrei preferito avere la soddisfazione di uccidere quel bastardo di Irons, che sarebbe il commissario della polizia, ma purtroppo il signorino William ha avuto il privilegio di farlo fuori al nostro posto. Penso che si rialzerà come uno zombie, anzi sono abbastanza convinto che si rialzerà, ma per ora è morto, quindi diciamo che è uno stronzo in meno. Stiamo cercando Sherry, che penso che sia stata rapita o presa, dipende dai punti di vista, da William, e quindi vediamo, perché lei è stata rapita dietro questa tenda, qui era. Io non riesco ancora a capire se questo sia... Cioè, vedete, non riesco a spararli, secondo me è un manichino. Però sembra troppo una persona. Poi aveva il morso sul collo, il sangue sul collo, che mi veniva da pensare che fosse una persona. Qui c'è un passaggio segreto. Qui mi ricordava una porta. Perché mi ricordava una porta qui? Me la sarò sognata. Qui c'era la chiave, qui c'è un passaggio segreto che penso che sia stato attraversato... No, da William! Perché lui è comparso all'improvviso dentro la stanza. Quindi probabilmente William ha usato questo passaggio per arrivare fino all'orfanotrofio. Sherry! Sherry, dove sei? Non dire che devo ricombattere William. Sherry! Ehi! Ti sparo! Claire, lo sai che lo puoi saltare questo cancello, vero? Oddio! Che è successo? No, 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 no! Sono in trappola! Corri! Lo so, tu corri! Vado via! Rimani indietro! Rimane a distrarlo, bambina. Io vado avanti, ok? Oddio. Eh beh, immaginavo che lui non pregasse niente di questo. Non posso sparargli. Ah, ok, meglio così. Fallo fuori, uccidilo. Spaccalo a metà. Decapitalo, fai quello che vuoi. Uccidilo di brutto. Taglialo a me. Oh, sì. Levati. Adios, amigo. Meno male. Ah, quindi suo padre, sì. Pensavo che non lo sapesse. Pensavo che l'avrebbe scoperto dopo. Invece lo sa. Suo padre, quello. Beh, ci siamo liberati del gigantone. Meno male. Come fa una bambina a stare meglio di noi dopo una caduta in ascensore? Cioè, tecnicamente dovrebbe essere più fragile. Lui chi? Tuo padre? Svegliati! Puoi chiamarlo papà, no? L'hai detto prima, papà no. E ovviamente la bambina scappa abbandonandoci svegliati. Indietro. Molto coraggioso da parte. Chi è svegliati. Questa? Cos'è? Sono passati tanti anni e la bambina è cresciuta? Penso sia la madre questa. Beh, non sei infetta. Grazie. Indossavo la mascherina. Penso sia la madre. Sherry sta bene. Conosce Sherry? È mia figlia. Una forza incredibile. Che le è successo? Sta prendendo appunti, ma tu sei rincoglionita, sì. Ok. Chi è lei? Io sono Claire. Non l'avevo previsto. Mi scusi. Ma se ne sbatte altamente di me. Ehi, cosa? Dov'è? Annette. Dimmi, che è successo, William? Non lo so. Dimmelo tu. Che ha causato questo? Cosa? Mi aiuta, ma poi perché mi ha chiamato Annette? Si evolva più velocemente del previsto. Non mi sembrava un'evoluzione quella, adesso eh. Adesso dove va? Senti. Mi sembrava più una trasformazione brutta. Non ho tempo per rispondere alle tue domande. Ok. Probabilmente mi risponderà in punto di morte alle domande. Io devo trovare Sherry. Mia figlia non è un tuo problema. Mia figlia non è un tuo problema. Però lasciamola correre in mezzo agli zombie tranquillamente, tanto. Quel che mi riguarda, vero? Solo tua figlia. Nessuno di importante dopo tutto. Mi hai chiuso la porta dietro? Sherry, sua figlia. Ah, ok, ancora aperta.
Di qua non devo andare, di qua no, neanche. Vabbè, devo per forza andare di qua. La mappa ce l'ho? Sì, devo andare adesso. Ufficio. Ah, ho finito le munizioni. Gli ha amputato il braccio. Cavolo. Cazzo di problemi hai? Non lo so. Ancora vivo. Tu sei un mostro, sei. Letteralmente. Ehi, uè, ce n'è un altro. Ma forse non avrei dovuto sprecare la polvere da sparo per questa munizione. Cioè... Sei ancora vivo. Mamma mia! E muori! Mamma mia! Ho capito io. Anche tu. Vuoi il suo stesso trattamento? Dimmi un po'. Guarda che di munizioni ne ho, eh. Un solo colpo. Cioè, che tirchiaggine. Che tirchiaggine, Frank. E salta? Sì, voglio saltare, ma stai annullando il salto da mezz'ora. Ah, devo tenere premuto W anche. Adesso? Con chi stai parlando? Qual è Sherry, ma con chi sta parlando? Ah, sta parlando con sua madre. Sherry, perché non sei rimasta a casa? Eri al sicuro lì. Perché c'era un pedofilo che mi voleva prendere? Avevo paura. Mostri erano ovunque. Bisogna chiamare la polizia. Come ti abbiamo insegnato? La polizia è morta. Ma non è arrivata. E tu non rispondevi al telefono, quindi... Sheriff, io non ho tempo per questo. Beh, non ha tempo per sua figlia, eh. Orribile. Orribile. Ma sta male. Sheriff! Sheriff, arrivo! Bella madre. Aspettami, Sheriff. Sto arrivando. Bella madre. Cioè, più c'è qualcosa per sbloccare la porta dell'area O. Ho preso le istruzioni che dicono di aprire la porta O durante l'ultimo urgente trasferimento. So che bisogna inserire uno spinotto e non terminale, ma non ricordo l'ordine. Se qualcuno lo sa, per favore lo scrivo qui sulla bacheca. Se non sbaglio, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. La fiera e la regina non sono uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono ai lati opposti. Dove li trovo questi pezzi? Io lo faccio anche, ma dove li trovo questi pezzi, Frank? Sono qui da qualche parte? Questo cos'è? Manca... Ah, pensavo per dire manca la corrente elettrica, invece c'è. La cosa, penso che prenderò la pistola adesso. Ho troppa voglia di pistola adesso. Di qua non ho esplorato. Questa è la manovella per... Ah, ok. Richiesta identificazione con bracciale per la funicolare. Con bracciale. Dove lo trovo io il bracciale? Qui? Della consegna. L'oggetto seguente sta consegnato all'indirizzo specificato nel suo ordine. Cassaforte ignifuga. La combinazione è scritta di lato con gessetto. Assicurate di modificarla e cancellarla dopo il primo utilizzo. Dove? Dove? È quella la cassaforte. È scritta di lato. Dimmi che è quella la cassaforte. Dai, più veloce, Claire. Più veloce. Però vedete che le scarpe sono sporche comunque. È scritta di lato con il cassetto. 2, 12, 8. Ah. 2. 12. 8. Come no? 2 a sinistra. Ah, 12. 8. Geniale. È la modifica per la mia pistola. Adesso posso utilizzare colpi potenziati. Permette di sparare colpi più potenti, ma vuol dire che anche i colpi normali sono più potenti, oppure solo i colpi potenti posso usare adesso per... Non lo so.
Adesso vediamo. Ciao Frank. Oh, wow, 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 non me ne aspettavo due. Ho abbastanza colpi per entrambi, tranquillo. Figlio di puttana. Concordo, concordo, Claire, concordo. Wow, 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 wow. Non so se... Sì, mi sa di sì, perché è qui che posso utilizzare la manovella. E che cosa ho sbloccato? Magari posso saltarla questa cosa? Visto che è divertente quanto un... una... barretta al cioccolato nel sedere. Sembra una creatura non molto amichevole. No, questa è carne. Questo è sicuramente un mostro. Qualsiasi cosa sia, non voglio averci a che fare. Chiave, per cosa? C'è scritto qualcosa sulla targhetta. Esamina. Chiave delle fogne. E non so dove mi possa servire questa chiave. Dai, lo scoprirò prima o poi, no? Questo è rotto. Ok, quindi di qua non posso andare. La pistola puoi anche rimetterla nella fondina, eh. Tanto non è che mi serve. Ah, quindi c'è anche dall'altra parte, perciò immagino che potrò utilizzarlo dall'altra parte. Il giroscopio qua, la manovella. Ciao bello. Ma vedo che ti sono sparite le ferite in faccia, eh. Beh, vedo che ti è sparita anche la faccia. Devo andare di qua o di là? Penso di là. Però andare di qua a esplorare non mi costa niente, perché infatti pensavo proprio a questo, di trovare delle munizioni, tra l'altro. Invece ho trovato una granata che non mi dispiace affatto, eh. Io vado di qua intanto. Anche se mi sembra familiare. Ah no, io di qua. Di qua ci sono andato, sì. Di qua ci sono andato. Devo tornare indietro? Ah sì, perché ho trovato la manovella che mi apre quella porta. Ok, 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 okay. Wow! Wow, 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 wow! Cos'è sta roba? Onestamente, sembra che sta per attaccare a distanza. No, 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 no. Cosa si... Oh, Gesù. Wow, 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 wow. Io non so come ucciderlo, questo. No, no, io mi lavo dal cavolo. Mi sa che è uno spreco di munizioni. Dite che si è spostato ancora qui. Si è spostato. Ma pure è morto. Ah! Mi sa che è immune all'acido, sapete? Anzi, mi sembra abbastanza immune all'acido. Allora io li cammino lateralmente mentre Ok, non funziona. Non funziona vomitarli lateralmente. Oh no, invece funziona. Io quello sto qua non ci voglio sprecare munizioni, mi sembra abbastanza immortale. Mi sa che lo devo solo evitare. E mi sembra abbastanza immortale, come creatura. Le ho sparato una cretinaggine di colpi. Pure. Minchia, sono pieno di borselli. Adesso ho finito. Lo sapevo che era vivo. No, ce n'è una. No, no, ce ne sono tanti altri. No! Perché il pericolo? No. Oh! Un colpo!
Ecco qua dove mi serve la chiave. Alla grande. Allora, cerchiamo la mappa, anche perché mi serve qualcosa per curarmi. Come ritorno alla, alla safe zone? Non ho molte munizioni. Ok, ho della polvere da sparo. In realtà ho una granata, sapete? Oddio. Ho una granata che penso di utilizzare subito. No! Vedo che ha funzionato alla grande. Meglio del previsto. Si mette malissimo. E sto notando che gli zombie stanno camminando molto più veloce di prima. Ok. Oh, wow, tu che cosa mi strisci qua? Perché prima strisciavi e ora ti alzi? Non ha alcun senso quello che hai fatto, Frank. È ancora vivo! E muori! Mamma mia. Ok. Guardiamoci questa registrazione. Ti prego. Oh, ti prego, basta. Ci sono tante fiaschette rotte, sembrano di virus. Kirkpatrick. Quello è William. Ah, ma sono tutti quei soldati morti lì. Beh, non penso sia sopravvissuto. Felice di averlo visto. Sembri molto contenta di aver visto delle persone morire, Claire. Cosa ho aperto? Dov'è che era chiuso? Qui che cosa c'è? Come lo apro? Ah, il distintivo. No, 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 il distintivo. No, 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 no. Usa. Lo posso riprendere il distintivo? Cos'è questo? Un silenziatore? MQ11. Cos'era l'MQ11? Posso riprenderlo? Ah, però non mi serve più. Ormai è usato, quindi posso scartarlo. Penso che sia immune ai colpi acidi. Le scale le ho prese prima. Non credo. Non è inquietante, è disgustoso, che è peggio. Che cosa è successo? Cos'è qua? È qua, è qua, l'ho visto, l'ho visto. Quindi uscirà da sott'acqua adesso, è qua, è qua. Ah, mi attacca? E mo sono morto. Ah, ok. No, sono troppo! Due volte mi ha preso, ma ti sembra? Non male che ho due coltelli. Ho due coltelli, ok, ci sei. No, non riesco a schivarlo. Oh, ma quanti sono? Io non ho più coltelli. Allora, questo lo posso scartare, tanto non mi serve più. No, dai, ma quanti cazzo siete? Frank, lasciami stare. Che miseria. Io non ho intenzione di andare a recuperare quei due coltelli, ok? Però c'è questo stronzo e non so come farlo fuori. Non ho voglia di sprecare colpi ai figli. È la strada giusta? Sì, a quanto pare è la strada giusta. Allora. Però qui mi serve un re. Oh no, lì sembra un'arma molto figa. Sembra un fucile a pompazzo molto figo. Mm.
Iniziamo con risalire lassù. Magari lassù c'è qualcosa che mi sono perso. Visto che sono saltato subito. Eh no, allora sono coglione. Sì, qua lo devo mettere R, dai. Mi sono confuso di nuovo. Ero ritornato lì dove ero prima e dicevo... Aspetta, qualcosa non va. È perché non è qua che la devo utilizzare. Ok. Regina. E prendiamoci il re. Ok, riprendiamoci la regina. Ok, rimettiamo la regina. Mettiamo il re qua, che dovrebbe aprire la porta. Cos'è questo? Un fucile a pompa? Fucile a scarica elettrica. Questo è nuovo. Quest'arma spara dei dardi costantemente di elettrificare il bersaglio. La scarica sarà rilasciata per tutto il tempo in cui manterrai premuto clic destro mentre inquadri il bersaglio. Tuttavia, se continuare a rilasciare troppa potenza, i fili si staccheranno dopo la scarica finale. E quante munizioni ho? Cioè, quante munizioni ha quest'arma? 7, ma nel senso che... Che posso utilizzarle più volte queste 7 munizioni, oppure... Ok, forse c'era qualcosa che mi sono perso lì, non credo. Vabbè, in ogni caso, ho preso il fucile a scarica elettrica, in qualsiasi cosa serva. Ho il re, ho la regina, e adesso posso tornare indietro a... comandare. La regina. Il re. Riprendo il re, poi riprendo la regina. Ma sono un genio, ragazzi. Sono un genio. Non so quanto mi serve questo fucile a scarica elettrica. È mortale? Usa le spinotti per aprire la porta. E fin lì siamo d'accordo. Di qua non c'è niente? Perché non vorrei più ritornarci qua. Sì, ho esaminato prima. Dove siete, simpaticoni? La mia domanda è, sarà morto istantanea se mi prendono? Ok, ok. Ne valsa la pena? Ne valsa la pena? Forse. Oddio. Posso risalire di qua? Dimmi di sì. Sono in trappola, sono in trappola. Oh Gesù. Purtroppo non ho granate. Dov'è? Nemo? Ah no, mi ha avvelenato. Ok, ecco dov'è. Ecco dov'è che mi servirà a curarmi davvero. Ora mi ha avvelenato. Mi sono sbagliato. Sì. Ho sbagliato. Guarda che ne ho quanti ne vuoi, eh. No, ok, ok. Non credo che ne frega più di tanto. Ciao, bello. Quindi qui ce n'era un altro. Beh, no, dai! Non mi fa passare sto stronzo. No, perché ne ho usato un altro? Già, ci sono poche munizioni per quest'arma fighissima. Ne ho 7. Ho dovuto utilizzare tutte le dovute. Dai, che cavolo. Vabbè, almeno sono uscito da quelle fonde schifose. Non ho questo. Ok. Cambio di piani. Ancora lì che mi aspetta questo. Dall'ultimo bellissimo incontro. Li mancavo. Direi di avanzare per la mia strada. C'era un'altra. Cioè, questa è la strada giusta invece. Ok. Devo risalire quale scala? What?
Che spavento. Sono traumatizzato ancora. Allora. Ed è qui che utilizzavamo tutti gli altri tre pezzi. Qual era? C'era uno che aveva scritto una guida. Se non sbaglio, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro e l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. Quindi l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. L'alfiere dov'è che andava? Non c'era un posto fisso dove andava l'alfiere, quindi lo prendiamo. E ha detto che... se non sbaglio, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. Quindi il cavallo e la torre. Dobbiamo utilizzare... Vabbè, intanto mettiamo così. Quindi sono sullo stesso muro la torre e il cavallo. La regina e l'alfiere non sono uno accanto all'altro. Io non so dove possa andare l'alfiere, però... Beh, il pedone va per forza lì, perciò la regina e l'alfiere non sono uno accanto all'altro, perciò la regina va per forza qui. La regina. Perché se il cavallo e la torre sono sullo stesso muro, e la regina e l'alfiere dovranno andare per forza su uno di questi buchi, perché se stanno su questi due non starebbero accanto all'altro per forza, visto che questo è per forza il pedone. Perciò qua ci va il re e direi che qua ci va il cavallo, direi l'alfiere. Adesso è solo l'ordine quale sia quello giusto. Questo non è il mio forte. No, non è questo non è il mio forte, che giustamente non sapendo quali sono gli altri pezzi, qual è l'ordine giusto, semplicemente adesso invertendo questi due o gli altri due dovrebbe funzionare per forza. Allora gli altri due vanno invertiti, visto che qua ci va per forza il cavallo. Quindi qua ci mettiamo la torre e qua ci mettiamo il re. La regina, volevo dire. Neanche questo. E allora semplicemente cambiamo qua. E adesso dovrebbe andare. No, aspetta, che cosa c'era qui? Non mi ricordo più. L'alfiere. E qui c'era il re. Ma forse è il contrario. Ok, era il contrario. Quindi qua ci mettiamo il re e qua ci mettiamo l'alfiere. Adesso dovrebbe andare, vero? Perché no? Non ha senso. La regina e la torre invece sono ai lati opposti. La regina e la torre sono ai lati opposti. Quindi questa... La regina e la torre sono ai lati opposti. Invece la regina e la torre qua sono sullo stesso muro. Non può... Cioè, qualcosa non va. No, ho capito perché. Perché sono un cretino io. Sono un cretino ino. Semplicemente che... Capito. La regina e la torre. Ok. Quindi devono per forza stare in mezzo, regina e torre. Qua l'alfiere non può andare l'una accanto alla regina. Ci mettiamo per forza il re. E l'alfiere lo mettiamo accanto alla torre. Adesso dovrebbe andare per forza. 100%. Cosa sto sbagliando? Che sono cretino sono. La regina e la torre stanno l'uno accanto a... uno davanti all'altro. Poi, cosa diceva? L'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. Il cavallo... e la torre sono sullo stesso muro. Il cavallo e la torre sono sullo stesso muro. Allora non ho sbagliato prima. Per questo c'era la torre qua. Allora qua ci andava il re. Ok, ho capito cosa ho sbagliato. Il cavallo e la torre sono sullo stesso muro. Iniziamo da questo. Il cavallo e la torre, stesso muro. E poi sì, davanti alla regina c'è la torre. Lati opposti, intendevo. E qui ci mettiamo il re perché non ci può stare l'alfiere. E lì ci mettiamo l'alfiere. Easy peasy. Adesso per forza è giusto. Voilà. Io sono un demente. Combina questo con questo. E c'ho la mitragliatrice silenziata. E con il calcio, tra l'altro. Adesso ha messo il calcio pieghevole, vedete? In ogni caso, gente, il nostro episodio finisce qui. Grazie per avermi guardato fin qui. Spero che ci rivediamo nel prossimo video. Vi auguro una buona serata. E bella bella!